Tornata ora dall'evento e adesso ci prepariamo insieme per andare a ballare. Buonanotte. Vado a dormire. Sto già dormendo, è diverso. Vabbè, buonanotte. Ecco il boss. Ciao. Comunque, ho intensificato un attimo gli occhi, adesso sto ripassando le labbra e poi ci siamo perché non mi va di ripare il make-up da capo. Ora metto solo un po' di lip oil per idratare le labbra e poi andiamo con il gloss effetto filler. Quando vado a ballare mi piace abbondare con l'illuminante. Avevo intenzione di mettere questo qui, che è una new entry nel mio armadio, solo che non so che scarpe metterci perché per andare a ballare comunque vorrei stare comoda. Ed è molto trasparente, quindi ci devo trovare l'intimo giusto da mettere al di sotto. Posso dire, mi piace tipo troppo, poi adesso lo posso mettere secondo me perché ho ancora un po' di residuo dell'abbronzatura, poi appena divento un po' più bianca, no, anche perché le temperature qui a Roma ancora permettono di indossare una cosa del genere. Passiamo a capire che scarpe metterci. Secondo me queste qui argentate ci sarebbero state da Dio, cioè veramente le loro scarpe. Anche se ci stanno veramente tanto, ma tanto male, le uniche scarpe comode per andare a ballare sono o queste, che lo fanno molto mood brats. Non so, forse me li porto in due della mia migliore amica e poi decido insieme a lei. Ora inizia quella che io chiamo opera di profumazione. Iniziamo dal profumo per i capelli. Utilizzo questo qui di Mulac perché ho finito il mio preferito, che è quello di Nashi. Stupendo. Poi passiamo alla crema alla vaniglia di Victoria's Secret. Questa anche ha un profumo pazzesco. Concludiamo il tutto con profumo alla vaniglia. Che ridere, come al solito mi sono cambiata all'ultimo perché non ci trovavo un paio di scarpe che mi piacevano come mi ci stavano. Quindi mi sono messa la tutina, questa qui di Barbie, quella di edizione limitata per Zara, con gli stivali questi qui di jeans e la borsetta di jeans. Mi piace, così, cioè non lo so, la vedo molto più per andare a ballare. Sì. Ciao!